Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Presentate in Consiglio regionale le relazioni per il disegno di legge. Il bilancio che andiamo ad approvare è l'ultimo di questa legislatura. Una legislatura che è cominciata con un disavanzo di oltre 3 miliardi, un indebitamento di oltre 10 e che in questi 5 anni abbiamo raddrizzato, restituendo alla Regione dignità e possibilità anche di fare investimenti, come dimostrano i tanti accordi di programma sui più vari campi, dalla cultura al turismo. Confermiamo e stabilizziamo i fondi sociali, penso ai 71 milioni destinati alla psichiatria, agli assegni di cura e comunque agli extralea, penso al diritto allo studio con la conferma della borsa di studio universitaria a tutti gli aventi diritto, penso ai fondi destinati agli enti che gestiscono le politiche sociali per conto dei comuni. Il maxiemendamento del vicepresidente Reschini taglia ancora una volta pesantemente su tanti temi, dalla cultura al turismo, allo sport, l'agricoltura, i trasporti, l'edilizia sociale, era stato promesso un investimento aggiuntivo su questi temi ma in realtà è stato nuovamente tagliato. Quindi è un bilancio che anche sulle fragilità sociali trova le risorse dopo la nostra pressante richiesta sul 2019, ma il 2020-2021 ancora grossi punti interrogativi sulla tenuta di un bilancio in grande difficoltà. Certamente Chiamparino mi è sembrato in questa fase, in questi ultimi 5 anni, un presidente con un guizzo inferiore rispetto a quello che aveva in comune. Credo che la Giunta abbia oggettivamente trovato degli ostacoli non indifferenti e non abbia portato avanti le tematiche alle quali aspirava all'inizio di questa consigliatura. Obiettivo principale del disegno di legge resta quello di mantenere la stessa capacità di spesa degli anni passati negli ambiti più delicati dell'azione regionale, come gli interventi per le prestazioni non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, le politiche per la montagna e per il diritto allo studio universitario. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate e spese di competenza per oltre 19 miliardi di euro e 18 miliardi e mezzo di cassa, dei quali quasi 11 per la sanità.